Stanno dicendo i miei followers che io sto andando in diretta. Bene. Vediamo chi arriva. Ben arrivati. Ciao Ale, ciao Fede. Hello. Hi. Arriva anche il gatto, che si lancia da sopra, adesso farà un casino. No, ok, ha deciso di scendere dall'altra parte. Ciao! Hello! Ma dov'è Marta? Ah, eccola! Ok. Buonasera a tutti! Pegofons, ciao! Allora, fatemi invitare Marta. Adesso hanno cambiato. Sapete che adesso si possono fare le rooms di Instagram e siccome Clubhouse stava avendo troppo successo, si sono inventati questa sera questa cosa, ma adesso si può andare anche in diretta in 3 o in 4, credo. Ciao Marta, ciao, ciao a tutti, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Il mio Instagram mi ha detto che io sto andando in diretta, mi ha avvisato, fantastico. No, nel caso non te ne fossi accorto. Infatti. Allora, ci siamo. Come stanno loro? Vediamo tutti, chi c'è. State, chi c'è? Natalia, Valeria, ciao. Hello, Ani. Hi. Ciao, Melissa. Ti sono arrivati gli auguri, abbiamo visto. Sì, 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 sì. E c'è anche scritto il grazie, che carina. Sì. Allora. Abbiamo cercato di postarvi un pochino anche di cose interessanti che riguardavano il periodo tra l'VIII e il X secolo, XI secolo, una cosa del genere, una cosa che non conosciamo. Però adesso, prima di andare in diretta, volevo farti vedere due curiosità, nel senso, prima di andare sulla scrivania, sulla scrittura. Due curiosità che riguardano quest'epoca qui, la Carolingia, perché... Quando studi il gotico tutti ti dicono ah, la scrittura gotica è praticamente l'architettura gotica, tutta in verticale, si sviluppa tutta in verticale, stretta, eccetera. Ed effettivamente ha un senso, no? Tu guardi l'architettura gotica e guardi la scrittura, hanno tantissime caratteristiche in comune. E per, siccome io sono ignorante come una capra in queste cose, però mi piace tanto studiare, mi sono andata a vedere un po' di gioielli dell'epoca carolingia, perché la settimana scorsa avevo trovato quella borsettina così... Sono anche abbastanza sobrio, ho visto. Hai visto che cosa delicata, vero? La sobrietà in persona proprio. Esatto. Mi sono andata a vedere questa cosa. Allora, adesso io giro il telefono proprio vediamo, in modo... Vediamo. E vi faccio vedere, spero si veda bene, che questa cosa qua... Allora giro perché poi io ho allora questa, tutte queste immagini qua vengono fuori quando tu chiedi a Google Carolingian Architecture e guardate quanto viene fuori il tondo inscritto nel quadrato. Se io ti faccio vedere, aspetta che ne provo a ingrandire un'altra, questa forse è più, guarda questa forma qua, la prima cosa che ti viene in mente. Non ti ricorda i tondi dentro una forma quadrata quasi, cioè abbastanza regolare? Sì. Vero? Sì. Aspetta che ne prendiamo un altro. Vabbè, qua ci sono tutti archi. Sono davvero tanto... aspetta, ne avevo visto un'altra che era veramente impressionante. Adesso non la sto vedendo più. Ah, questa. Eccola qua. Allora, super... semplice, nel senso minimal, non c'è niente di... Però guarda che cosa ti ritorna dell'equilibrio delle forme che costruivano, no? E poi, aspetta, ta-ta, questi qua sono i gioielli. Tutto, se voi guardate le cose che escono quando chiedete Carolingian Jewelry, sono tutte cose rotonde. Guardate gli orecchini, questi qua. Cerchio. Tutto con il cerchio. Tutto, tutto, tutto. Vedete? È interessante questa cosa
filo che accomuna tutte le arti del periodo, no? Oh, attenzione, attenzione, ci dicono che Dolce & Gabbana ne fece una collezione. Brava, Questa cosa bellissimo. dobbiamo andare a investigarla. È vero. Carolingia è la cosa più bella, bravo, esatto. E da lì nascono un sacco di font moderne, l'abbiamo detto la settimana scorsa. Bello, bello. Allora, Interessante. Sì. sì. Alla Quindi fine, Melissa. poi dopo le arti poi si influenzano l'un l'altra e quindi si riesce proprio a trovare quel filo conduttore nell'epoca. Io credo proprio di sì. Io ci credo tanto a questa cosa perché effettivamente poi una cosa influenza l'altra, no? È tanto Vabbè, collegato. ci sono epoche in cui una cosa è più marcata e quindi è più visibile all'occhio rispetto ad altre epoche, però come dicevi tu, il gotico ha quelle forme strette, alte, la verticalità. Qui Sì. abbiamo la rotondità delle forme. Parlando di gotico, siccome la settimana scorsa abbiamo detto che la Carolingia veniva dalla onciale, dalla semionciale, no? E che poi si trasforma in tutti gli stili gotici in tanti secoli, voglio dire, non è una cosa che è successa da un giorno all'altro, no? C'è stata un'evoluzione, però ci sono, mano a mano che tu approfondisci l'argomento e cerchi delle informazioni, capisci che tutto quello che è stato prodotto con lo stile carolingio della Carolingia nei primi anni in cui ha preso piede, quindi quando l'impero di Carlo Magno era al massimo splendore, lui aveva bisogno di modi per tenere proprio sotto controllo tutto il suo impero, no? E la standardizzazione della scrittura era uno dei modi che gli consentiva di mandare editti, proclami, eccetera, eccetera, in giro per l'impero e tutti lo capivano, no? Ma mano a mano che vai avanti, all'inizio era molto più, la scrittura era molto più con le forme che tendevano all'onciale, mentre più Importante, vai della avanti, schiena più ancora si tonda. angolarizza per arrivare agli stili gotici. Ho trovato una cosa carinissima che adesso vi faccio vedere. Credo che ci sia la possibilità di condividere anche le fotografie qua sopra, ma temo di fare un Mi bordello. stai chiedendo troppo, non ne ho idea, dobbiamo No, lo fare delle faccio dall'altra prove. parte. Allora, lo faccio dall'altra parte. Perdonatemi, stacco un attimo perché ho trovato questa cosa qua. Aspettate, eccolo qua. Allora. Qui lo vedete proprio molto bene, questo che è più tondo e guardate anche la forma della T che è Sì. proprio onciale, no? Lo vedi? Sì. Ok. Poi c'è un passaggio intermedio dove le lettere cominciano a stringersi e un pochino iniziano ad apparire questi angoletti qua, lo vedi in fondo alla B? Guarda la O, com'è. Tutte queste piccole cosette, anche la E che è a un tratto, come ti posso dire? Aspetta che la ingrandisco. Vedi che qui è tagliata in giù e Sì, poi c'è l'angolo? E sì, sì. anche nelle O e nelle B inizia. Sembra quasi l'italico goticizzato. Te lo ricorda un po' questo movimento, no? Quindi dal super tondo. Almeno tondo e inizia ad angolarizzarsi fino ai primi esempi di gotica, e questa è proprio angolata, insomma, le caratteristiche delle scritture gotiche. Quindi vedete che è davvero, come posso dire, una cosa viva la calligrafia, cioè segue, a me questa cosa fa impazzire che. E capire anche le varie trasformazioni, i Sì. semplici passaggi da uno stile all'altro ci aiuta anche a capire qual è stata l'evoluzione proprio storica nelle epoche. Ci Sì. aiuta anche a ricordare queste cose. A volte quando pensiamo agli stili calligrafici non sappiamo bene contestualizzarli nella storia. Invece cercando
Facendoci questi ragionamenti intorno all'evoluzione che ha avuto, riusciamo anche meglio a Secondo me te la rende ricordarlo. anche più interessante, almeno a me fa questo effetto, cioè non mi stanca il fatto di cercare informazioni, studiare, andare a reperire fonti, eccetera, eccetera. Questa cosa non mi stanca. Stavo leggendo, tra l'altro, una cosa interessante, che il nostro amico Paul Shaw, da cui abbiamo preso l'esemplare che ci ha guidato all'inizio dell'Italico Monolinea, ha scritto anche qualcosa sulla Carolingia, perché poi la Carolingia è stata ripresa dagli umanisti del 1500, da cui poi sono stati ripresi i caratteri che abbiamo citato la volta scorsa. Quindi è una cosa che dovremmo andare a approfondire un po' e ci dobbiamo fare un giretto di nuovo sul sito di Paul Shaw, perché poi questo stile qui, che ha tanto, ciao Silvia, che ha tanto influenzato le font attuali che utilizziamo oggi, è proprio stato studiato e approfondito da queste persone che studiano la tipografia, i caratteri tipografici, le font, eccetera, eccetera. Quindi trovate anche tante informazioni non propriamente sui siti dei calligrafi, ma sui siti di chi si occupa di lettere, di studiare le lettere, le forme delle lettere. Bene. Scriviamo un po'. Che bella contestualizzazione che abbiamo fatto stasera. Cerchiamo di tirar fuori, sì, delle altre cose interessanti proprio per, no, aggiungere un pochino di informazioni, visto che è una cosa che non conosciamo, la stiamo proprio studiando insieme. Proviamo ogni settimana a tirar fuori qualche cosa di interessante, che magari è anche più simpatico invece di mettersi lì a studiare il quadrato, il cerchio nel quadrato, eccetera, insomma. Quelle sono cose che si trovano sui testi, uno può guardarseli Prendi un tranquillamente. manuale e via, certo. Proviamo a scrivere un po'. Io questa settimana ho provato a usarla un po', questa Anch'io, infatti ho visto. Carolina. Ma ti devo dire che è un casino, con le spaziature. È proprio un cioè, devi essere tanto più concentrato rispetto all'italico, ma proprio tanto, almeno nel mio caso sì. Sono tante forme rotonde, quindi bisogna calibrare bene gli spazi. Urca, tantissimo, tantissimo. Di chi ci ascolta, qualcuno ha provato a fare qualcosa? Vediamo che cosa ci dicono, dai. Intanto noi giriamoci le. Io comunque la trovo tanto familiare. La Tipo? trovo tanto, cioè non la vedo come un qualcosa di vecchio, appunto di antico, la vedo come qualcosa No, di no, no. cui proprio la sento che è un qualcosa che cioè uno stile che siamo abituati ad utilizzare, anche leggermente variato, però comunque basato su queste forme. Quindi non lo Sì. sento estraneo, lontano, è No, 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 proprio no, no, per niente, nostro. per niente. Io sono sincera, la cosa che mi manca di più sono le legature. Perché sono difficili da cercare con questo stile, no? Da attaccare. Però non dispero, può darsi che magari qualcosa esca che si possa legare di più. Melissa ci dice: a me i Aspetta. fondi piacciono, mi sento a mio agio. La rivedo nelle mie forme. Silvia, sì, ho fatto un paio di paginette, vi avevo taggato nella story. Sì, giusto, Silvia, infatti l'ho ripostata. Sì. Che ha scritto Melissa? Esiste. Mi sono persa. Ah, la rivedo nelle mie forme fisiche, alla Ah, rotondità. ok. I tondi. Bene, allora giriamo questo oggetto. Aspettate, che è qua. Pim. Allora, noi la volta scorsa ci siamo lasciate con delle lettere che avevamo iniziato a scrivere, a studiare. Aspetta Aspetta che che devo togliere di mezzo sta cosa che non mi serve più. La tavoletta luminosa. Allora, questa
Io mi sono segnata un paio di cose che forse sono interessanti, ma giusto come che poi uno quando le sa può farci anche delle variazioni. Le gambette delle H, delle M, delle N. Nella Carolingia piena, nella Carolingia iniziale, andavano tutte verso sinistra, Sì, rientravano. l'avevamo visto da forse in qualche Invece, esemplare. invece nella tarda Carolingia, che va più verso il gotico, cominciano ad andare in su. Quindi queste cose qua, per esempio, quando usiamo, se non vogliamo usare proprio la gamba dritta, potrebbero essere delle belle variazioni, no? Che uno fa appena appena un pochino di rientranza oppure la porta dall'altra parte. T'ho perso. Sono qua, sono qua. Ok. Che scriviamo, Marta? Non lo so. Non lo so. Allora, Io faccio sotto. magari qualche segno per rientrare un po' nel mood dell'arrotondo, Sì, perché sto facendo un po' di spese in questa settimana. ah, sta recuperando la classe, sì. Recuperando e piano piano, piano piano, però arriverò. Quindi faccio qualche segno giusto per entrare nel mood. Sì. Aspettate che se posso usare anche questa cosa qua. Ci sono un sacco di persone straniere stasera, dovremmo parlare un pochino anche inglese. Wow. Non lo so. Sì, ho letto qualcosa, ma non sto guardando tanto i commenti. Vediamo se riesco a alzare un po' insomma. La tu la fai come l'onciale oppure hai adottato la più moderna? Cioè. Allora, io adesso ho proprio guardato i riferimenti che ho trovato, che abbiamo visto anche la settimana scorsa, quindi là la faccio come l'onciale. Ok, quindi con la gamba Esatto, in diagonale. in diagonale, esatto. Sì, anch'io. Per il Devo dire momento che sì. mi piace anche un pochino di più. Dà un po' di movimento, spezza un Sì. po' la. Ci chiedono se possiamo scrivere prima Carolingia. Carolingia. Ciao Sara. Se possiamo scrivere Carolingia. Sì. Carolingia. Poi c'è una cosa sulla gerarchia degli stili nelle pagine che mi è piaciuta tantissimo. E secondo me si applica anche perché hai visto che questo font, questo stile lo usano per fare il bullet journal. Qui sono Sì. andata male. Molto usato nel bullet journal anche ho visto enfatizzando alcune forme.
creando un po' di movimento, un po' di variazioni. Sì. Però mi piace l'idea della gerarchia degli stili, no? Quando devi fare delle liste per i titoli, per le cose. Questo è un font, uno stile che usi proprio per la parte descrittiva, per il corpo del testo, possiamo dire. Sì. Anche. Sai come verrebbe bene? E tu puoi provare, io non ho ancora ricevuto, li ho presi ma li sto ancora aspettando, i pennini della Speedball con la punta tonda. Sì, lo posso fare, ne ho caricato uno esageratamente largo, ma ve lo faccio lo stesso, perché Marta ha ragione. Allora, secondo me, esatto, verrebbe proprio bene bene. Vediamo un po', eh. Si presta molto, cioè queste forme si prestano molto. Cioè sì, la rotondità penna dello stile più la rotondità del pennino è... Sì, anche la penna in vetro con la gouache, tutte queste cose qua. Vediamo se riesco a caricare bene. Alla fine poi li hai presi in come si chiama? In Olanda? Dal sito che avevi consigliato tu, sì sì. Ah, ok. Sì, li ho presi insieme a Melissa, così abbiamo smezzato i costi e adesso la prima occasione che ho di incontrare Melissa ci facciamo lo scambio. Guarda, già mi piace molto. Bello, bello. Allora, la R non la facevano così, temo. Questa è una modernizzazione. La R la facevano con... l'arco piatto? Cioè adesso me la vado a vedere. Sono andata un po' a sentimento con la R, sono sincera. Allora, secondo me la R... Vediamo se ne recupero una. Potrebbe essere più piatta, sì. Vero? All'uscita, nello stesso punto dell'arco della M della N, però anziché curvare verso il basso, resta esatto, esatto. Qui c'è quel... No, comunque sì, tutti questi pennini producono un bel effetto ed è uno stile che ha un sacco di possibilità. Bello, sì. Niente, la N non mi esce stasera. Comunque vedete che ci si fanno un sacco di cose carine. Credo che per avere delle belle variazioni si potrebbero usare anche sempre questi qua piegati, ma con la punta quadrata. Anche perché no? Da provare, da provare. Adesso i prossimi giorni appena un attimo di tempo. La G è una lettera che mi ha sempre tanto intrigato. Lo sai, no? Che... L'hai visto nella prima Carolingia? Avevano questa G fatta con un segno orizzontale sopra e poi la virgola sotto, no? Questa qui. Questa qui era una G. Vediamo. Credo che sul libro di Sheila Waters non lo vedi. No, non lo sapevo. Sì, sì, sì. E poi è diventata quella che conosciamo noi, che è fatta così, insomma. Questa qui, credo di averla, aspetta, forse me la sono salvata, adesso ve la faccio vedere, perché mi sono fatto un album con tutte le cose di Carolingia. Ah, eccola qua, eccola qua. Adesso vi faccio vedere.
non mi ricordo che secolo sia. Questa qui è sicuramente una corsiva romana. Aspettate che devo fare uno zoom out. Eccolo, lo vedi, Marta? Wow. Questo qui è il corsivo dei Romani. Che poi, aspetta, ti faccio vedere. Dopo c'è la rustica, eccole qua, vedi? Però la G, e dopo la G si è trasformata completamente perché qua era praticamente tutto maiuscolo. Però era Sì. fatta così come ti ho fatto vedere, eccola qua. Questa forma qua è la G. Non penso. No, non lo sapevo. Sì. Chi è che ha messo la faccina? Sara J. Sara J. Joe. Joe. Ah, ci sono sicuramente. Ci sono sicuramente delle persone che sanno tante cose in più sulla lettera, sull'evoluzione delle singole lettere. Io ho fatto un danno con l'inchiostro, noi stiamo cercando, insomma, di conoscere qualcosa, Sì, Sì, stiamo iniziando, eh. Ci diamo davvero con voi. stiamo facendo un po' dei ragionamenti che si fa, i ragionamenti che si fanno quando si iniziano a capire alcune cose, a imparare uno stile, cioè tutti i ragionamenti che ci stanno intorno, quindi è un qualcosa che facciamo insieme a voi, così. La gambina della N, per esempio, che a me viene tanto di fare. Aspetta, ti faccio vedere meglio un pochino più. Appena appena quando esco dall'arco e fare questa cosa appena accennata, che continua a non fare bene, ma deve essere più morbida. Ecco, tipo così, meno scattosa. Mi fa tanto pensare, come posso dirti, che sto. Mi mando quello che uscirebbe da un pennino. In realtà, poi forse lo strumento monolinea chiama di più le linee fatte senza il serif, cioè i bastoni. Beh, però come l'hai fatto tu, ci sta anche col Poco monolinea. poco, sì. Sì. Io sento un ritorno del microfono, ma sono io, cioè il mio telefono Potrei essere io? o... No, che ne so, boh. No. Tu lo senti? Ok, No. allora sono io. Con i nostri potenti mezzi di Ah. Ho comunicazione. una domanda sulla E. Allora, io ho visto delle E con... Ops, scusate. Il loop davvero molto piccolo e tanto in diagonale, messo così. Però non ero proprio sicurissima. Forse anche questo cambia in base alla Andando a vedere. all'età del secolo, quindi la prima Forse. carolingia, la tarda carolingia. Non lo so. Allora, questo qui per esempio è... Decimo secolo è già tardi, secondo me, ed effettivamente è piccolo e parecchio in diagonale rispetto... Però, oddio, no, parecchio in diagonale mica tanto, perché... Guarda, se io guardo l'angolo del piede o della... come si dice? Inclinazione del pennino. Esatto, e l'angolo del pennino... Sembra molto simile a questo, quindi in pratica non facevano altro che passare il pennino di taglio. Mi sembra di sì. Sembra che siano tutti così. Vedi? Però voglio vedere qualcosa di più antico. E mi sa che ce l'ho.
Oggi perdo tutto. Allora, eccolo. Questo libercolino, per esempio, che è una pubblicazione dell'Associazione di Torino dal segno alla, alla scrittura, ha dentro delle belle cose. Infatti vedi, per esempio, questo qui che è nono secolo. Sì. Andiamo ad ingrandire le E. Aspettate. Queste qui sono delle E. E sono quasi tutte orizzontali, vedi? Forse questa qua sopra, appena in diagonale, però mi sembra che in generale... Non si vede nemmeno l'occhiello. Sì, esatto. E sono tutte tagliate, cioè qui è chiaro che hanno proprio tirato in orizzontale. Anche qua, impeccata. Aspettate che ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questa qui. Quindi sì, hai ragione tu, mano a mano che andavano avanti poi hanno cambiato. Anche sì. Perché qui infatti si vede che c'è ancora la T, T denunciale, la A denunciale, sì. Quindi si vede proprio che è la prima carolingia. Questo qui, aspettate che vi faccio vedere, c'è una parola che è, oddio, c'ho anche l'inchiostro qua e sto per fare. Ciao Patrizia! Oddio. Allora, dov'è? Eccolo qua. Questo è S, E-S-S-E, e qui si vede proprio tanto che è orizzontale. Ed è decimo secolo. Questo testo qua è alla Biblioteca Capitolare di Verona. E poi, sì. Il secolo dopo invece cominciano a farla più diagonale. Sì. Eccolo qua. Come si vede proprio la differenza? Sì, tanto. Guarda i piedi. Ma anche in generale. Delle, dello sì, scritto, sì, dell'effetto più, visivo. Sì, del, tanto del, più squadrato. Sì, sì, sì. Ok, quindi però sappiamo che possiamo farle in tutti e due i modi, quindi con il... Sì, è sempre carolingia, semplicemente si sta trasformando secolo dopo secolo in base alla sua naturale evoluzione. Sì, quindi se uno gli vuole dare, un tocco un pochino più antico, lo fa dritto, forse io sono stata anche un po' troppo larga con questo occhiello. Erano proprio più piccoli oppure più tagliato. Non c'è un giusto, uno sbagli- un giusto sbagliato. Questa cosa mi piace tantissimo perché ti dà un sacco di possibilità, no? Anche quando fai delle scritte e tutte queste cose piccoline cambiano anche il gusto, non so come dirti, proprio il sapore del testo che scrivi, no? Quello che ti... C'è qualcuno che è affascinata dalla G. Della G. Anche, e la G è anche bella, noi. Sì. Sì. È una gran bella lettera, sì. Allora, volevo scrivere 9 marzo e vediamo se gliela faccio. Ciao Roberta. È la Roberta Poli, eh? È sì. Entrata. Ciao Robby. Hai visto poi anche la A come cambia a seconda dei testi che trovi? E ce ne sono questa linea, questo tratto in diagonale che diventa un pochino più dritto mano a mano che passa il tempo. Sì. Bisognerebbe, cioè sarebbe bello, allora lo faremo, trovare una parola che abbia queste lettere con cui si può giocare a livello di variazioni e
scrivere la stessa parola con le variazioni e vedere come cambia l'effetto. Come no, sì. A me è una cosa che piace sempre fare. E lì capisci davvero quanto anche una piccola variazione ti cambi proprio tutto l'effetto. Sì. Prima però diventiamo un po' decenti nella base dello stile, così. Almeno. Voglio sapere se qualcuno di voi è in zona rossa. Sara, J. Joe, ci si scusa, ma è stata una giornata, gialla, si chiudono gli occhi, ma ci mancherebbe, grazie di essere stata con noi fino adesso. Salveremo la diretta e te la potrai guardare con calma se avrai piacere. Sì, buon riposo. Riposati e da domani scrivi. Ti chiedono come si chiama quel libro di Carolingia. Non è un libro, ragazzi, vi faccio rivedere la copertina. Sono delle pubblicazioni che aveva fatto l'Associazione di Torino Dal Segno alla Scrittura. E io le ho comprate perché loro le mettevano a disposizione se uno le voleva. Vedete che c'è il logo dell'associazione. Non sono tantissime pagine, però è carino. Ci sono le basi dello stile, ci sono credo una decina di manoscritti presentati con il nome del manoscritto, quindi se vuoi ti vai poi a vedere la versione digitale, te la studi bene. Li hanno fatti su tanti stili. Dovreste provare a contattare i ragazzi dell'associazione e sentire se li hanno ancora a disposizione. Stavo guardando dietro, eccolo qua. Allora, ci sono i dati dell'associazione, ve li inquadro qua così rimane nel video. Spero che sia a fuoco, a me sembra a fuoco. Patrizia ci sì. Dice non li vendono più, mi spiace. Sono fatti veramente bene, sono piccolini ma sono fatti bene, ce l'hanno su un sacco di stili. Sì. E, vabbè, però insomma c'è il libro della Sheila Waters che... Sì, cioè risorse ce ne sono. Sì. Ma poi davvero anche solo andando su Google e chiedendo Carolingian Calligraphy vengono fuori ovviamente tutti in inglese, un sacco di risorse, quindi è solo un pochino di voglia di perderci un po' di tempo, no perdere, però insomma di metterci un po' di tempo, non ci vedo più. Sì, beh, come tutte le cose vanno un po' rincorse, nel senso sono informazioni che vanno cercate, bisogna avere magari un attimo di pazienza, di fare qualche ricerca nei siti giusti, però qualche suggerimento ce l'avevi dato settimana scorsa e su dove trovare appunto questi esemplari, questi manuali, quindi si trovano. Voglio vincere la mia deformazione con la R e provare a farne una. Questa M è venuta proprio troppo piccola. Adesso me la guardo per bene, serve. Allora. In pratica c'è
Che è troppo lungo, mi sembra. Non c'è una curvetta, è proprio dritto. E quando, allora, la curva, secondo me, è leggermente accennata e se fatta con la punta tronca sembra di più un'ondina. Fatta col monolinea, secondo me, è proprio orizzontale. Sì, perché diventa ridicola fatta in monolinea. Però, per esempio, quando dopo c'è una A, posso anche andare dritta, effettivamente. Con la misura giusta, però sì. Questo è... Poi prima stavo facendo delle prove per capire come riuscire a fare quei bulbi che loro lasciavano. Che uno ce la farebbe anche a farli negli ascendenti, nei discendenti, no? Però poi perdi la bellezza del monolineo. Sì, sono belli da vedere nella... eseguiti con la punta tronca. Sono molto belli quei punti di inchiostro, quei cuni all'inizio. Alle estremità delle lettere, sono molto belli da vedere. Però li vedo più sulla tronca che col monolinea. La volta prossima, sfidando, voglio provare ad andare sul foglio bianco solo con la linea di base. Cioè, abbandonando i quadretti, che è un po' come andare in bicicletta con le rotelle, no? Sì, anche se sono molto 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 utili per esercitarsi sulla singola parola, però come dicevi tu, quando devi lavorare sulla spaziatura fra una lettera e l'altra, devi un po' dimenticarti di avere i quadretti sotto. Certo. Sì, perché altrimenti esatto, ti confondono. Adesso voglio provare anche... La ecco, per settimana esempio. Prossima ci troviamo anche un bel testo da scrivere, così vediamo proprio l'effetto di tutto il testo scritto magari in questo stile. Che sì, dici? Come... Ricordandoci, Marta, che la Carolingia aveva un'interlinea ampia e quindi dobbiamo anche cercare di rispettare questa cosa qua, cioè di dare aria alle linee. Altrimenti... Sì. Mi piace. È proprio un bell'effetto. Allora, oggi stavo pensando, no? Immagina un indirizzo su una busta fatto con la penna colla e la foglia d'oro finta. Direi che starebbe molto bene. In monolinea, sì, secondo me sì, anche con la penna caldo. Ho fatto una I che ha il piede della L, proprio
Completamente. Ah, poi avevo visto c'è questo esemplare sul libro di Sheila Waters che io adoro. Vedere. Questo qui, il terzo dall'alto, è undicesimo secolo, un manoscritto inglese. Vedi che comincia ad essere un pochino più squadrato. Sì, qua siamo nell'undicesimo secolo, quindi è tardo, tarda Carolingia. Sì, mi Che piace inizia a prendere le tantissimo. influenze, infatti, della... Sono più Nonost squadrate, più sì, strette. nonostante quello, mantiene comunque tanta morbidezza, vedi? E guarda gli esemplari sotto, gli esempi sotto, sono fatte da una calligrafa che si chiama, è una tedesca, Hildegard de Korger. Sì. Questo qui con lo sfondo nero e questo qui sono tutte e due fatti da lei. Mi piacciono tantissimo, ma proprio tanto. Guarda la G, guarda che bella la G che fa lei. Sì. E anche qui c'era una G niente male, eccola qua. Tutta aperta. E la G è un'altra lettera con cui si può giocare Sì, molto, sì. perché E questo ha molte varianti, sì. Sì. possibilità di variazione. Questa mi è piaciuta perché l'ovale della G prende tutto il corpo lettera, vedi? Anziché essere più piccolo. Sì. Bella, mi piace. Penso che me la disegnerò, me la metterò da parte per provarla. Devo cominciare il quaderno della Carolingia, cavolo. Poi ho scritto mercoledì anziché mercoledì, quindi immagina com'è. Siamo stanchi anche noi, nonostante sia solo martedì. Vabbè, dai, finché ci troviamo a scrivere, ci rilassiamo così. Sì. Ma proviamo questa G che fa lei, per esempio, che ha per scrivere giovedì. Lei fa uscire di lato, va dritta e poi tonda. Che carina. Io qui per esempio ho toppato la spaziatura tra la G e la I. Guarda come si vede tanto. E tu la B come la fai? A volte mi viene di farla come la l'onciale, quindi continuo con Tonda, il tondo, tondeggiante, sì. e altre volte invece mi fermo lì e poi faccio che è un pochino più da, oddio, Più squadrata. aspettate, così in due. Allora, io tendenzialmente la faccio come più spesso come la tua seconda versione, però Ok. ho visto adesso, effettivamente, sempre su questo esemplare che hai fatto vedere tu prima, guarda questa B, com'è bella, Lo so. alla finale, bella tondeggiante. Però questa qui è proprio tutta disegnata a pennino, eh. E è anche ritoccata perché altrimenti sta puntina qua fuori la puntina e dentro il tondo non lo fai in una passata sola. Oddio, potrebbe farlo con la pressione del pennino.
Forse sì, forse lo fa con la pressione del pennino. Tra l'altro oggi mi sono anche cimentata con la... È arrivata la Elena Canali! Ti sembra questa l'ora di arrivare? Scherzo, Elena! Ben arrivata! Ciao, Elena! Ho provato a farla con la penna della manuscript, quella che fa... Molto divertente. Allora, se trovate i set, quelli da 2 lire, di... dov'è che vi erano? Ah, Tiger. Prendetela. Sì. È davvero tanto, tanto... divertente. Divertente, sì. No, ti ho persa per un attimo. Marta, ci sei? Sì, ti ho persa per un attimo. Sì, perché è il mio telefono che ogni tanto va in tilt. Oh, ma sono le 10:08. Mannaggia. Vale ancora la regola che ci tagliano dopo un'ora? Non lo so, vuoi provare a sperimentarlo stasera? Proviamoci. Ma chi se ne frega, voglio dire. Assolutamente. No? Almeno arrivo in fondo ai giorni della settimana. Sono giovedì, devo scrivere fino a domenica. Quindi. Non ho più spazio per l'ascendente. Quindi Patrizia scriveva che lei è in zona rossa. Sì. Noi ancora no. Io mia mamma che è terrorizzata. Noi arancio rinforzato. Arancio rinforzato. Però mi sa che presto raggiungeremo gli amici nel rosso. Qualcosa mi dice. Ciò. Oh, abbiamo una domanda, ce la siamo persa. Allora, come sarebbe una T senza la linea superiore? Come la T onciale? La T onciale ce l'ha la linea superiore. Esatto. Cioè, la T onciale, questa qua, è diventata questa. Ma gli elementi sono rimasti. Sì. È solo che dopo si è alzata un pochino e ci hanno messo il... Quindi si è mantenuta. Se si perde la diretta, poi come faccio io? No, ma questa qui è la Elena che fa la pirla. Però la Roberta dice, ieri hanno fatto una diretta di 1 ora e 15 minuti e si è salvata. Ah, vedi? Quindi siamo fiduciose. Sì. Vabbè, però adesso giusto per farsi 2 minuti fatti della Elena Canali. Ma che sta facendo? Cioè, è ancora... In che senso? Ma la vedi che non posta più, non scrive più? Sarà presa da altre cose. È rimasta incastrata dentro un manuale ancora. Sta studiando tutte le varie normative.
Che fine hai fatto, Elena? Tutto questo per provare a far passare questi 5 minuti sfidando le leggi di Instagram. Dovremmo anche sfidare le leggi di Instagram e invitare qualcuno. Invitare qualcuno. Adesso Marta, che pena stai usando la mia bellissima, mio bellissimo pennarello Amazon Basics. Elena sta facendo troppo l'architetto. Eccola là. Abbiamo perso. D'altra parte. Vabbè, lei architetto è, quindi. Che gli vuoi dire? Stavo dicendo che dovremmo... Ti devo far vedere una cosa nel frattempo. Tu parla. Stavo dicendo che dovremmo anche sfruttare questa nuova possibilità che ci dà l'Instagram di invitare qualcuno nelle nostre dirette. Giusto? Di un nome a caso. Aspetta. Vi voglio far vedere questa cosa qua, che io poi nel mio libro non sono più andata avanti, ma avevo fatto questa mezza paginetta, wow, vedi? Che è fatto... effetto pazzesco! Sì, aspetta che tolgo un po' di zoom. Eccolo, oddio, aspetta. Quando lo vedi... Che effetto meraviglioso! Tanto vabbè, adesso poi a parte io ci ho messo i pallini dentro le O, insomma tutte queste cavolate, ho fatto la U per esempio al contrario, vedi, poi uno si inventa un po', però fa tutta questa cosa qua e quando la vedi, secondo me, è forte. Crea un pattern stupendo. Sì. Non sono più andata avanti con le mie pagine, mannaggia. Sì, questa T fatta così sembra proprio una C, è molto simile alla C, alle forme, quelle sono basate sul cerchio. È bella, sì, è molto bella. Va bene, allora, per la prossima settimana, per adesso noi... a parte quello, Marta, prendiamoci tipo un impegno. Questo lo potrei fare io, così ci dividiamo i compiti. Fra un paio di giorni, diciamo giovedì, sì, pubblichiamo un testo breve, sì, e proviamo tutti a farlo con delle piccole variazioni. Quindi prima con lo stile della Carolingia, quello classico, poi facendo, non so, le lettere un pochino più schiacciate, no? Cerchiamo di giocare un pochino e vedere che cosa succede. Sì, sono convinta che ci stupiremo dell'effetto che avrà anche una piccolissima variazione su, sì, tutto il testo. Aspetta che tiro. Ok. Come vedete, io per scrivere uso due paia di occhiali perché sono cieca con proprio la orbitudine totale. Ok, eccoci qua. Mi tolgo il telefono dalle mani. Eccoci. Allora, siamo a 9.59, quindi tra un minuto avremo conferma, ma ci diceva prima che... Grazie Fiorella, che ti piace la mia pagina. Chi è che lo scriveva prima? Ale, esatto, che sul libro sul gruppo di Laura Cortinovis qualcuno diceva che ora si possono fare le dirette fino a 4 ore. Orpo. Noi per ora non abbiamo queste pretese, perché tranquille, non abbiamo le nostre dirette, esatto, sono serali, arriviamo tutti molto stanchi, eccetera, quindi
le teniamo così come sono, direi, Marta, vero? Sì, direi di sì. Abbiamo solo... Però questa settimana io un pochino di compiti a casa, incluse noi, a tutti quanti, proverei a farle, no? Sì, sì. Lavoriamo su un piccolo testo e vediamo cosa esce. Quindi per giovedì, tra 48 ore, diciamo, pubblichiamo nelle storie il testo. Poi tanto la storia con il testo potremmo metterla in evidenza, così rimane, non lo so. Sì, assolutamente. Poi ecco, c'è tutto il tempo, c'è tutto il weekend, se avrete voglia di lavorarci e di sperimentare un po' con gli strumenti. Se uno, per esempio, non va a seguire i corsi con Mike Ward, che tra l'altro ha pagato, ma se li guarda e invece di far quello fa altro, lo può fare. Un a caso, dai. Che lei studia Spenserian e non è che, non so, si è registrata al corso e lo fa tra 6 mesi. No, si è registrata al corso e lo fa, ma non viene nelle lezioni in diretta. Cioè, è al pari, ma non viene nelle lezioni in diretta. Vabbè. Arriverò, dai. Sono partita molto lenta. No, però è carino, no? È bello il corso, ti sta piacendo? Molto, sì, molto, molto. Rido sempre un sacco, perché lui è spaziale. Sì, è proprio spaziale. Adesso con le maiuscole ci ha dato una botta allucinante, con tutti quegli ovali. Io sto sudando sui fogli di homework delle maiuscole, sto proprio sudando. Tutti, siamo tutti così. Però va bene. Bisogna mettersi alla prova, perché sì, altrimenti non si cresce. Ma voi piuttosto che cosa state studiando? Ditecelo, dai. Condividete qualcosa e taggateci, così lo vediamo. Eh sì, sarebbe bello capire un po' su cosa vi state concentrando, oltre alla Carolingia e all'Italico monolinea. Allora, io vi dico questa cosa, dunque, con le mie... Tu sai, no, che faccio quel corso di copper plate monolinea con Spazio Cam. È iniziato l'anno scorso, abbiamo fatto diverse edizioni, c'è il corso base e il corso intermedio. E ci vediamo una volta al mese, ogni prima domenica del mese, su Zoom, e ci facciamo un'oretta di chiacchiere, si condividono... che ne so, materiali acquistati, che bello il gotico. Ah, giusto, perché Silvia è in classe con me. E facciamo questa cosa qua. Perché non facciamo una cosa così anche per le chiacchiere monolinea? Cioè, ci troviamo una volta, non tanto, una volta al mese. Tanto io il mio abbonamento Zoom ce l'ho aperto. Quindi fino a 100 partecipanti senza limite di tempo. È già pagato, perché no? Ci proviamo? Proviamo a fare questa cosa, così almeno ci la Elena Silvestri che manda a cuori. Io ti adoro, Elena Silvestri. Dai, facciamolo! Allora, ci pensiamo, vediamo, facciamo magari un sondaggio quale sarebbe il giorno che va meglio, il sabato, la domenica, le sere, no, vi prego, che io sono già piena di roba serale, non gliela posso fare. Quindi decidiamo... Sì, ma una soluzione alternativa alla serale, dai. Lo so, o un momento del sabato o un momento della domenica, non lo so. Questi sono... Vediamo, ci confrontiamo un attimo e vediamo di... Sì, proviamoci, dai. Quando riusciamo a organizzare una cosa del genere. Una cosa, sì, una volta al mese. Almeno ci vediamo in faccia, facciamo due chiacchiere, ci salutiamo. Allora, il brutto di questa cosa, brutto tra virgolette, che siamo io e te, io ti vedo sempre volentieri, per carità, però non vediamo... il viso delle altre persone, di quelli che ci sono. Tu lo sai che io avevo delle buste da mandarti, ma tu non ne riceverai più neanche una dopo questa cosa che mi hai detto, vero? No, dai! Domenica mattina Valeria propone, ok, metteremo un sondaggio tra tipo il sabato mattina o la domenica mattina. Il sabato mattina vi dico, per me sono pulizie, la spesa, tutta sta roba qua. Però domenica aperitivo con lo spritz davanti.
Però Valeria dice chiacchiere a colazione, che non è male. Cioè chiacchiere e caffè. Valeria, accoglieremo questa tua proposta. Valeria è, si fa il gruppo del Copper Plate Monolinea perché è nel, nella classe di... Federica, non sai che facciona ti perdi. Vedrete la mia. Se facciamo colazione, ragazzi. Saremo anche appena sveglie, quindi wow! Pigiamoni. Nel nostro splendore mattutino. Esatto. A vostro rischio e pericolo, ve lo dico. Ok, allora, non si può fare il sabato mattina perché la Elena Silvestri lavora. E per chi fa colazione alle 10? Vabbè, mica abbiamo detto colazione alle 7, eh? Ragazzi, no. Siate umani. No, alle 7 per me no. Esatto, anche no. Anche no. Va bene, dai, mettiamo un piccolo sondaggio così poi... Però dobbiamo, Marta, dobbiamo preparare un form per farle iscrivere. Così raggruppiamo tutte le cose. Sarà una cosa via internet. Facciamo un Google Form, mm-hmm. così noi possiamo estrarre. Loro compilano il modulo, lo inviano e noi possiamo estrarre tutti gli indirizzi email in automatico. E poi mandiamo gli inviti. Io posso mandare gli inviti di Zoom okay. Con le loro email. Ok, perfetto. Marietta. Bene, ok. Facciamo che salvo? Dai, facciamo che salvi. Non ci ha tagliato Instagram, quindi avevate no. ragione. Ah no, esatto, hanno detto la verità. Sono salve. Bon, allora, okay. adesso vado sul divano e mi scelgo qualche gioiello carolingio da far riprodurre per farvi qualche... Sobrio, mi raccomando, eh. Sì, sì, poca roba. Sobrio? Sì. Il bianchino col pennino non si può sentire. Va bene, meno male che i commenti non si vedono nella registrazione, ragazzo, perché... vabbè, dai. Sto considerando anche di tagliare il video alla fine, sappiatelo, quindi... Vabbè, diamo la buonanotte a tutti. Questa era la puntata numero 21, credo. 21? 21, benissimo. Sì. Abbiamo fatto un sacco di strada, eh. Bene. Ah, Melissa ci cerca la collezione. Grazie, Melissa, sì. Va bene. Sì, sì. Taggaci così le mettiamo nelle storie in evidenza. Bravo. Buonanotte a tutte. Buonanotte. Ciao. Ciao, 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 ciao.